Diego, prima domanda, perché basilico genovese e non pannocchie? Perché ci siamo trovati subito bene con questa cultura, ormai più di 20 anni fa ci troviamo bene. Carta d'identità dell'azienda, nome dell'azienda? Azienda agricola Le Fontane. Anno di nascita? 1998. Tipologia di coltivazione? Noi facciamo dei bouquet destinati alla vendita verso ristoranti, paste fresche, privati, e raccogliamo 7 giorni su 7 per avere un prodotto sempre fresco e ben fatto, ecco. Segni particolari dell'azienda? Ma segni particolari, l'azienda nasce appunto nel 98 da un'idea di mio padre che per hobby verso l'agricoltura aveva affittato una serra nelle vicinanze e poi da lì abbiamo notato che il basilico veniva bene e abbiamo continuato fino a farci delle serre di nostra proprietà. E... raccontaci brevemente come nasce il tuo basilico genovese DOP. Il basilico genovese DOP nasce innanzitutto da una grande passione, da un grande lavoro. Noi seminiamo praticamente tutti i giorni, raccogliamo quotidianamente e quindi riusciamo a offrire un prodotto sicuramente fresco e sicuramente di qualità. Come avviene la raccolta? La raccolta avviene manualmente, perché purtroppo per il basilico non ci sono macchinari, quindi avviene manualmente e tutti i giorni noi raccogliamo. E siamo io e mio fratello. Posizione è quella classica, ci sediamo, ci accucciamo e raccogliamo. Quindi è un lavoro piuttosto faticoso, e raccolta piantina per piantina, quindi c'è da far fatica, ma a noi è un lavoro che piace. Ecco. Definisci in poche parole la tua terra. Ma la mia terra la potrei definire, io mi vanto di aver in un posto dove nascevano solo spine, di aver creato comunque 2 posti stabili di lavoro e è un lavoro che a noi piace, è un fattore importante. Tra l'altro da 2 scarti diciamo, noi utilizziamo molto letame di cavallo che l'andiamo a prendere nei maneggi, quindi da uno scarto come può essere letame di cavallo e dai boschi abbandonati dai quali ricaviamo la legna per poi riscaldare d'inverno riusciamo a creare un reddito e questo credo sia importante. Dove vai se la DOP non ce l'hai? Da nessuna parte. Questa è stata l'ultima, l'abbiamo ricevuta noi quest'anno e va un po' a valorizzare tutto il lavoro che c'è stato negli ultimi 20 anni. Quindi per noi è fondamentale, è motivo d'orgoglio sicuramente. Allora, dove troviamo il tuo basilico genovese DOP? Allora, il mio basilico genovese DOP innanzitutto lo trovate nelle nostre serre, perché le nostre serre sono aperte a tutti. E poi noi abbiamo decine di clienti tra paste fresche, ristoranti, supermercati, negozi di frutta e verdura, quindi può essere qua nel nostro circondario, quindi nella zona dell'Alta Valpolcevera. Andiamo il martedì e il venerdì a Genova, quindi abbiamo anche un mercato a Genova centro e ultimamente abbiamo il lunedì e il giovedì noi andiamo nella zona del Tiguglio, quindi Rapallo, Santa Margherita, Portofino, anche con ristoranti rinomati. Raccontaci il tuo mazzetto, allora. Mostraci il tuo mazzetto. Tutto questo è un bouquet che rende parecchio perché facciamo dei mazzi belli grossi, foglia piccola, classico genovese, diciamo. Qualità, un prodotto sempre freddo. I punti di forza sono la qualità, la freschezza e anche il servizio, direi. Okay. Perché noi siamo disponibili 7 giorni su 7. Come faccio a sapere se è basilico genovese DOP o basilico e basta? Lo riconoscete da questo marchio che certifica appunto che questo è basilico genovese DOP, un marchio inconfondibile. Basilico genovese DOP è per pochi o è per tutti? È per pochi. Perché? Perché comunque bisogna rispettare determinati requisiti e non è semplicissimo e quindi appunto è per pochi, non è per... Come si dice basilico a Genova? Basilico. Dimmi un'altra frase in genovese. Shushai shurbinu sepeu. Perfetto. Ma il pesto senza basilico genovese DOP è? È una rumenta, come dicono a Genova. Facci una faccia da basilico genovese DOP. Sei benissimo comunque. Meraviglioso. Immagino, Beli. No. Dai, spero che ti sia divertito. Dai, sì, comunque dai, è stata carina. Smart. Pensavo di fare peggio, dai. No, sei stato molto bravo. Dai, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ah, è la pratica. Un po' tecnico in cui non facciamo un mazzetto, questi ne fanno 40.